Vuoi fare una carriera nel digital marketing, ma ancora non sai come fare? Segui attentamente questo video perché ti svelerò i 4 punti necessari per iniziare una carriera in questo mestiere. Attenzione perché nel 4° punto ti svelerò quanto guadagnerai ad ogni fase della tua carriera. Io sono il professor Marco Doria, il direttore di Digital Campus. Punto numero 1. Sei tagliato per questo lavoro? Facciamo un elenco delle competenze necessarie per intraprendere questa professione. La prima e la più importante è la psicologia, ovvero dovrai imparare i processi cognitivi e di comportamenti che portano le persone all'acquisto. Questa è la materia più importante ed è alla base della strategia di marketing. Dovrai conoscere la scrittura, quindi saper scrivere bene, saper interpretare bene i tuoi pensieri tramite le parole. Questa è una dote chiaramente che si può imparare, così come la creatività. Dovrai essere un creativo, quindi immaginare i contenuti e saperli ricreare tramite grafiche, tramite video e tramite parole. E poi dovrai avere delle competenze tecniche, quindi saper utilizzare tutti i software che servono per lavorare nel marketing, quindi software di video editing, software di fotoritocco, saper lavorare con le piattaforme di advertising, Google, Meta, TikTok, eccetera, saper lavorare con i software di autoresponding, quindi per lavorare con le automazioni delle email e dei messaggi, dovrai conoscere i CRM per gestire i database di contatti e soprattutto dovrai saper sviluppare pagine tramite un CMS classico tipo WordPress per creare pagine web e poi dovrai saper utilizzare tutti i tool di analisi che servono per capire se quello che stai facendo funziona o no. Una cosa molto importante è che in questo mestiere non si smette mai di studiare e non si smette mai di imparare. Dal momento in cui ti fermi, le tue competenze diventano obsolete nel giro di poco. Quindi ecco perché vediamo tanti marketer che magari non riescono a ricollocarsi. Semplicemente le loro competenze non sono aggiornate. Nel marketing, come in tutti gli altri mestieri, è richiesto che le competenze siano sempre al top. Punto numero 2. Cosa devi studiare per lavorare nel marketing? Non c'è una regola precisa. Di base, una laurea triennale come in scienze della comunicazione o in psicologia potrebbe essere già sufficiente come inizio, come base. Chiaramente puoi fare questo mestiere anche se arrivi da altri percorsi accademici o addirittura se non hai conseguito una laurea. La cosa più importante è quella di frequentare poi un master che ti dia le competenze tecniche per lavorare nel marketing. Ne esistono tantissimi, io ti consiglio il master Kama. Studiando 100% online, con un'assistenza 7 giorni su 7 e un tutor dedicato, potrai avere le competenze a 360 gradi che ti servono per fare questo mestiere. E chiaramente, essendo io il direttore di questa accademia, posso metterci la faccia per dirti che è un percorso assolutamente valido e tra i migliori per fare questo mestiere. Vai pure a guardare le nostre recensioni. Detto questo, ripeto nuovamente che per fare questo mestiere dovrai studiare per tutta la vita, quindi continuare ad aggiornarti, continuare a frequentare corsi o a studiare autonomamente tramite le tue risorse, comprando libri, comprando materiali, per mantenerti sempre al top. Punto numero 3. Come devo iniziare la mia carriera? Allora, c'è una regola che dobbiamo seguire alla perfezione. Il focus che dovrai avere all'inizio è quello di entrare nel mercato. Quindi tutte le tue energie comprimile per fare questo passo, che sarà il più complesso, in quanto all'inizio il tuo valore sul mercato è zero, quindi dovrai dimostrare a qualcuno di valere tanto per poter fare il primo passo, che è il più complesso e quello con maggiori difficoltà. Quindi all'inizio devi abbassare le tue aspettative, setta le basse. L'importante è entrare. Dovrai fare i primi passi in questo mestiere, continuare a studiare, fare pratica in modo da diventare sempre più bravo. Non appena sarai un po' autonomo, il mio consiglio è quello di cambiare per una posizione superiore. E man mano che studi, ti specializzi, cambi, eccetera, eccetera, il tuo valore contrattuale aumenterà nettamente. Questo è l'unico modo per fare carriera, quindi continuare a studiare, continuare a specializzarsi sempre di più e cambiare per una posizione migliore. Allora, non sarà lineare il tuo percorso, ma sarà fatto di alti e bassi, farai degli errori. Non importa, ci sta, li abbiamo fatti tutti. Anzi, sbagliare azienda fa parte del nostro percorso di apprendimento. Quindi non ti preoccupare, sbaglia e vanne fiero. Sono tutte cose necessarie a imparare. Punto numero 4, il più importante. Quanto guadagnerai da digital marketer? Allora, se abbiamo detto che all'inizio il tuo valore è zero, chiaramente i tuoi guadagni saranno nulli o poco niente. Quindi come entry level partiamo da zero e arriviamo a uno stipendio normale.
ok? Uno junior guadagna uno stipendio normale, 1.300, 1.400, 1.500. Ma attenzione, spostandosi a livello middle, quindi con una media esperienza, avrai uno stipendio medio di 3.140 euro al mese. Chiaramente questa è una media nazionale, ma posso dire che rispecchia chiaramente la realtà. Attenzione però, da senior potrai ambire a uno stipendio di 125.000 euro lorde l'anno. E ti assicuro che conosco molti marketer senior che guadagnano questa cifra e a volte anche di più. Quindi avrai capito che le aspettative le dovrai sì settare basse all'inizio, ma dovrai settarle molto alte per il futuro della tua carriera. Quindi dovrai arrivare a essere un senior e guadagnare quelle cifre. Quindi quando ti dico di settare basse le tue aspettative per l'inizio della tua carriera, chiaramente questo è l'unico modo per poi poterle settare alte nel medio e lungo periodo. Puntiamo bassi all'inizio per puntare a diventare dei senior che guadagnano oltre 125.000 euro lorde l'anno. È fattibilissimo, non ti preoccupare, però chiaramente non sarà facile, non sarà gratis e sarà tutto sulla tua schiena, quindi dovrai faticare molto per arrivare a quel livello. Ti starai chiedendo se le aziende ricercano queste figure? Assolutamente sì! Le aziende sono in continua ricerca di professionisti senior. Non ne trovano, sono disperate. Chiaramente perché arrivare a essere senior non è facile. Io, per esempio, da marketer ho fatto tutta la mia carriera partendo da junior arrivando a essere un senior. E ti posso confermare le cifre che ti ho menzionato. Chiaramente negli anni cambieranno, ma ci fa comprendere quanto sia importante questa professione e il professionista che la sa svolgere nella maniera corretta. Ricapitolando, guarda se sei tagliato per questo mestiere, comprendi il percorso di studio che devi fare, comincia a entrare nel mercato nella maniera corretta, settando basse le tue aspettative all'inizio per poi alzarle nel medio-lungo periodo e goditi i tuoi guadagni ad ogni fase della tua carriera. Se questo video ti è piaciuto, mettimi un like e se hai qualche suggerimento o vuoi raccontarmi la tua esperienza, scrivimelo qua nei commenti, ti risponderò personalmente. Se vuoi rimanere aggiornato sui temi di carriera e lavoro, non devi far altro che iscriverti al mio canale. Ciao e alla prossima!